Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi preferiti del mese di novembre. Ultimo giorno di novembre, puntualissimi, più puntuali di così non si può. Il format già lo conoscete, in sostanza vi parlerò di quello che ho visto, ascoltato, assaggiato, di cui ho fatto esperienze in questo mese. Ovviamente solo delle mie cose preferite, non si parla delle cose negative in questo video. Quindi iniziamo subito dalla categoria musica. Questo mese sono usciti tantissimi album interessanti, a partire da quello di Adele, di cui però vi ho già parlato nello scorso preferiti del mese. All'epoca, se non sbaglio, era uscito soltanto Easy On Me, che era il singolo. Adesso è uscito tutto l'album 30, come gli anni che c'ha praticamente. Il fatto che Adele abbia 30 anni non so se mi spaventa, visto che io ne ho 29, cioè guardando dove lei, ma non si fanno questi paragoni, quindi lasciamo perdere. Allora, l'album mi è piaciuto, sicuramente rientra tra le cose preferite del mese di novembre, ma non è il mio preferito di Adele. Hold On però è una gran bella canzone, ma l'album per il quale sono andata completamente in fissa è quello nuovo di Marracash, Noi Loro Gli Altri. C'è un hype pazzesco attorno a questo disco, considerate che io abito a Milano e quindi vedo dappertutto la pubblicità, che è anche un po' inquietante, cioè sembra un po' un film horror, perché è un ritratto di famiglia borghese, così, insomma, si capisce che c'è qualcosa di marcio, qualcosa che non va. Il disco ha sicuramente un'anima molto sociale, molto politica, come sempre succede con Marracash. Personalmente io però preferisco decisamente i suoi pezzi più intimisti. Infatti, comunque continuo a preferirgli Persona come album, che secondo me era molto più ispirato. In ogni caso, la mia canzone preferita dell'album, a parte Loro, è Nemesi con Blanco. Devo portarla anche io, cioè sì. Vabbè, basta. Insomma, mi sta piacendo moltissimo l'album di Marra. E devo dire che sto anche ascoltando un po' di più la musica italiana, perché io non l'ascolto mai. Cioè, per esempio, non seguo per niente tutto l'indie italiano, zero. Però mi piacerebbe approfondire. Infatti, se avete dei consigli, fatemi sapere qui sotto. Io per il momento sto ascoltando la rappresentante di lista. Poi hanno sempre questi nomi allucinanti, tipo Pinguini Tattici Nucleari. Forse, insomma, è una cosa comune nell'indie, considerati gli Arctic Monkeys, per dire. Vabbè, comunque, se avete consigli per musica italiana bella, a parte il rap, perché di rap sono abbastanza ferrata, e considerando anche tutte le derive comunque nei dintorni, amo già Mecna, Gaemon, tutti questi già li conosco. Normalmente mi consigliate sempre Murubutu, che io trovo inascoltabile, cioè troppo cervellotico, cioè nel senso, se voglio leggervi qualcosa di scritto, leggo qualcosa di scritto, cioè a livello musicale non mi piace, secondo me è un po' indigeribile. Adesso avrò commenti di hating sotto, però questa ovviamente è soltanto la mia umile opinione. Passiamo alle serie televisive. Allora, anche qua devo dire che sono stata un po' colpita dalla FOMO, cioè Fear of Missing Out. Tutti stavano parlando di alcune serie e io le ho viste perché ho ceduto alla pressione sociale. Infatti ho visto due serie di cui si è parlato tantissimo a novembre e quindi io le ho viste un po' per l'hype che si era creato attorno. Stiamo parlando di Strappare lunghi bordi di Zero Calcare e Arcane. Allora, per quanto riguarda Strappare lunghi bordi, in realtà l'avrei vista a prescindere. Allora, per quanto riguarda Strappare lunghi bordi, in realtà è una serie che avrei visto a prescindere, perché io seguo Zero Calcare da tempi immemori. Per quanto mi riguarda non è un capolavoro, nel senso che non aggiunge nulla a quello che già sapevamo su Zero Calcare, e alcune cose, se conoscete, lo conoscete già come fumettista, ed è molto probabile, visto che penso che sia il fumettista italiano che vende di più in assoluto, non vi suoneranno particolarmente originali o nuove. Però questo non toglie che è uno dei prodotti migliori di Netflix Italia. Io ho apprezzato tantissimo come è stata costruita la storia, i temi affrontati, l'ironia che fa da padrona nelle narrazioni di Zero Calcare. Non è così scontato poi che avesse così tanto successo anche all'estero, perché anche se è un autore ormai possiamo dire nazional popolare, però parla comunque di una realtà di periferia molto particolare, che è quella di Rebibbia. Anche il suo linguaggio, quello del romanesco, visto che ci sono state tante polemiche anche attorno a questa scelta linguistica, io la trovo una scelta obbligatoria obbligata, perché quello è la voce dell'autore, non puoi togliergliela. Cioè, se lui non parlasse romanesco non sarebbe autentico.
non sarebbe vincente, non sarebbe zero calcare in sostanza, quindi trovo veramente ridicole tutte queste polemiche, anche perché poi il romanesco si capisce, cioè non è un dialetto particolarmente di nicchia che nessuno conosce, nessuno ha mai sentito, cioè si riconoscono le flessioni, le cadenze, è veramente difficile che qualcuno non capisca il romanesco, però vabbè, ci sono pur sempre i sottotitoli. Comunque ve la consiglio, una serie che affronta temi anche molto profondi come l'autolesionismo, il suicidio, in generale c'è un senso profondo di ansia, di precarietà che comunque colpisce e ha colpito la generazione dei trentenni, ventenni, trentenni, e quindi può parlare a molti. Sicuramente rientra tra le mie cose preferite di novembre, pur rimanendo comunque non troppo esaltata come altri, ecco. La stessa cosa per quanto riguarda Arcane. Allora, Arcane è una serie animata appunto che è stata diffusa su Netflix a novembre, fatta in collaborazione con Riot Games e uno studio di animazione francese. Come molti di voi già sapranno, è una serie ispirata al videogioco penso più famoso del mondo, ovvero League of Legends. Chiaramente non c'è bisogno neanche di dirlo, che anche se non siete videogiocatori come me, io non sono una videogiocatrice per esempio, potete benissimo apprezzare la serie perché è godibilissima e autonoma. Anche qui si è parlato di capolavoro, io non sono perfettamente d'accordo, ma più che altro perché io assegno alla categoria di capolavoro soltanto opere particolarmente sperimentali e originali. Ora, Arcane è un prodotto fatto benissimo, ma dal punto di vista narrativo comunque rientra in una tradizione di contrapposizione tra mondo sotterraneo, mondo diurno, mondo notturno, tra ricchi e poveri, conflitto di classe, cioè comunque raccontato in maniera molto tradizionale per quanto riguarda le categorie narrative. Non sto dicendo poi che non sia tecnicamente sperimentale, perché poi alla fine è sempre come racconti una storia a fare la differenza, però è soltanto per questo che non lo ritengo un capolavoro. Tecnicamente è fantastica, è una gioia per gli occhi, ci sono proprio momenti di puro godimento, perché effettivamente dal punto di vista dell'azione, delle coreografie, dei combattimenti, delle scene appunto concitate, è tutto bellissimo. I colori, i costumi, l'ambientazione, è tutto veramente accecante quasi da quanto è bello. È comunque una serie particolarmente avvincente, avventurosa naturalmente, molto cruda, comunque sicuramente una serie per adulti, ecco, non la guardate con i bambini. Non mi è piaciuto tanto il finale, devo ammettere, ma più che altro a me non è piaciuto il personaggio principale della storia, o comunque l'ho odiato dall'inizio alla fine, ovvero Jinx, quindi è evidente che insomma mi ha lasciato un po' così, cioè non so se aspetto veramente la seconda stagione. Fatto sta che comunque è stato bellissimo guardarlo, cioè mi ha fatto veramente tantissima compagnia. Poi ho finito finalmente di vedere The Strain su Disney Plus e devo dire che qui invece il finale mi ha commossa e mi ha convinto al 100%. Devo dire la verità, sono 4 stagioni, sono un po' tutte stiracchiate, nel senso che forse si poteva concludere molto prima The Strain, però insomma alla fine si sono sicuramente fatti perdonare con un finale che chiude perfettamente la narrazione. Questa è una serie comunque geniale di fantascienza di Guillermo del Toro. L'idea iniziale era troppo bella per essere poi portata avanti in maniera perfetta fino all'ultimo, quindi alcune cose sono veramente molto stiracchiate, alcuni personaggi trattati un po' di merda secondo me a livello di sviluppo narrativo, ma alla fine quel che conta è poi la chiusura, e la chiusura l'hanno fatta molto bene realizzando tutti i miei più grandi desideri. Però purtroppo non posso fare spoiler, ma chi ha visto il finale di The Strain sa benissimo cosa succede, e io ho goduto, ok? È stata una delle scene più liberatorie della mia esistenza, veramente, anche perché 4 stagioni per ammazzare XX, cioè finalmente. Vabbè, chiudo parentesi. Altra serie adorabile che dovreste guardare tutti, soprattutto sotto Natale, è Only Murders in the Building, sempre su Disney Plus. Ci sono Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, questo trio improbabile di due vecchietti, due attori dello showbiz, un regista, un attore ritirato dello show business che vivono, e una restauratrice che vivono in questo condominio dove succede una disgrazia, un omicidio, viene commesso un omicidio, loro iniziano ad indagare e ci fanno un podcast di true crime sopra. Cioè, è folle, è un'idea assurda, super fuori dalle righe, tenerissimo, scritto con un umorismo
perfetto, tempi comici perfetti. È una serie ovviamente per tutta la famiglia, dei buoni sentimenti, però per quanto mi riguarda assolutamente necessaria in questo momento in cui si tende, diciamo, a strafare, a voler per forza fare serie ambiziosissime, ma poi a fare figure dei poveracci. Invece questa è molto ben misurata, è un prodotto comunque che si capisce benissimo a che target vuole parlare, molto ironica, però appunto sempre con un piglio comunque alla fine positivo e ottimista. È una serie dolcissima, cioè se avete voglia di sentimenti positivi come Ted Lasso, ecco, guardatevela. Per quanto riguarda invece i film, era da un sacco di tempo che non andavo al cinema e sono tornata al cinema guardando un film su cui non sapevo assolutamente nulla, cioè avete presente, proprio al buio sono andata e sono rimasta felicissima, ovvero Freaks Out di Gabriele Mainetti. Mainetti già lo conoscevo perché nel 2016 aveva fatto Gig Robot, che ritengo uno degli esperimenti più riusciti innanzitutto di film sui supereroi e poi soprattutto per quanto riguarda il cinema italiano lo considero un film veramente innovativo. La stessa cosa per Freaks Out, che in realtà non è tanto innovativo nei temi, perché anche qui si tratta di un contesto e un genere probabilmente strabusati, cioè quello della seconda guerra mondiale, e i nazisti sono i cattivi e c'è questo quartetto di outsider, di freaks appunto, che lavorano in un circo che cerca di contrastarli per motivi che non sto qui a spiegare perché dovete andare al cinema a vederlo. Quello che diciamo è innovativo dal punto di vista registico e della sceneggiatura è la chiave, che è un certo modo disincantato di raccontare una favola, perché alla fine questa è una favola, appartiene benissimo al genere diciamo favolistico, in chiave appunto molto spudorata, molto gretta, diciamo così, attraverso anche qui il dialetto romano, perché la storia è ambientata a Roma. La trovo una scelta assolutamente vincente, perché è soltanto attraverso un tono di voce particolare, attraverso una voce particolare e una chiave appunto interpretativa, che si può continuare a raccontare storie che comunque, diciamo, ce lo sono molto 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 abusate, cioè viste e riviste. La storia della seconda guerra mondiale l'abbiamo vista in tutte le salse. È la cifra stilistica che fa la differenza. Questo comunque è un film spettacolare proprio dal punto di vista letterale del termine. È un colossal italiano, fatto proprio anche per piacere all'estero. Anche qui stiamo parlando di un film che è un piacere per gli occhi, un film dove le interpretazioni dei personaggi sono tutte perfette. Cioè abbiamo Pietro Castellitto, che è un fenomeno per quanto mi riguarda, ma soprattutto Aurora Giovinazzo, se non sbaglio, la bambina, che è fantastica. Poi vabbè, i soliti Claudio Santamaria, Giorgio Tirabassi, cioè c'è un cast di tutto rispetto. Io sono rimasta veramente felice di aver visto questo film al cinema, quindi non posso che consigliarvelo. Mi sono commossa più e più volte, ma soprattutto divertita, perché è anche un film che fa veramente tanto ridere. Per quanto riguarda i libri, ho letto tantissimi libri, perché novembre e dicembre sono i mesi dell'anno in cui io leggo di più. Sarà che si sta un po' di più a casa, fa freddo, insomma, quello che volete, ma io ho un'accelerazione assurda. Quindi sono tanti titoli di fiction e di non fiction soprattutto che ho letto, ma il mio preferito è sicuramente Beautiful World, Where Are You? Di Sally Rooney. Sally Rooney è decisamente la voce della mia generazione. Ogni volta che leggo un suo libro sono da una parte depressa, perché è una scrittrice molto malinconica, dall'altro però sono anche al 100% into the story, cioè proprio mi fa entrare veramente dentro la storia, dentro i personaggi, anche perché mi ci rivedo tantissimo. Cioè è difficile che stia parlando di qualcosa che non sto passando anche io, o le mie amiche, o i miei amici, o le persone attorno a me. È veramente brava a dipingere lo struggle di essere dei quasi adulti. Anche se non sono una fan dell'immedesimazione a tutti i costi all'interno dei romanzi, è bello leggere dei libri ogni tanto in cui i personaggi stanno attraversando la stessa fase di vita che stai attraversando tu. Faremo presto un approfondimento su Sally Rooney, lo so che ve lo dico da ormai 2 mesi, ma vi giuro che succederà. Categoria random. Allora, categoria random, volevo parlarvi di 2 articoli. Il primo è di Anna Maria Testa su Internazionale, vi lascio come al solito i link nell'info box di tutto quello di cui parlo, più varie ed eventuali, e si chiama
chiama La gran voglia di tirare i remi in barca. A parte che solo per questo titolo io lo leggerei, secondo me è un articolo che fotografa perfettamente la situazione in cui ci troviamo adesso. In una puntata di Quasi Dio avevamo parlato del languishing, cioè dell'anguore, della mancanza di energia che contraddistingue questa fase post pandemica, che poi post, insomma, cioè quest'incubo sembra che non finirà mai, in cui siamo tornati ad una sorta di normalità ma abbiamo comunque ancora paura e facciamo ancora tanta fatica a progettare il futuro. Ecco, questo articolo in sostanza parla sia di questa sensazione, sia soprattutto del fatto che a volte è meglio tirare i remi in barca, e lo dimostra il fatto che probabilmente in questo periodo si sta capendo di più quando è il caso di mollare il colpo, cioè le grandi narrazioni sul non mollare mai, insisti finché ce la fai, stanno un po' andando in crisi in questo momento, perché anzi l'abbiamo visto alle Olimpiadi con la ginnasta statunitense Simone Biles, che si è ritirata appunto dicendo che avrebbe messo la salute mentale al primo posto, e anche col fenomeno delle Great Resignation, cioè il fatto che tante persone in questo periodo, tra cui anch'io, hanno dato le dimissioni cercando lavori magari più in equilibrio con la loro vita privata. Insomma, è un articolo che secondo me è molto acuto nel fotografare il momento psicologico collettivo che stiamo vivendo un po' tutti, quindi ve lo consiglio. Il secondo invece è un articolo del New York Times, perché sì, sono iniziate le classifiche di fine anno. Io non sono ancora pronta, però se volete conoscere i libri più rilevanti che sono usciti nel 2021, ovviamente in inglese, per cui considerate sempre il fatto che è una classifica parziale che riguarda soprattutto l'editoria anglofona, cliccate sotto per i 100 libri. Io ovviamente ne ho letti 3 forse, però insomma, se vi piace rimanere aggiornati, sotto trovate il link. Oggetto del mese. Oggetto del mese è decisamente il mio nuovo Kobo, che mi hanno mandato. Ho fatto una collaborazione con Kobo. È il Kobo Sage ed è, come vedete, leggermente più rettangolare rispetto al ai Kobo precedenti, ai modelli precedenti di Kobo. Sarò breve, ma fatemi sapere se vi piacerebbe un video sugli reader, perché io in realtà li ho sempre fatti, però non so se vi possa interessare un aggiornamento sul mio rapporto con gli ebook, come uso gli reader eccetera, perché la particolarità di questo Kobo Sage ha questo pennino magico e potete prenderci gli appunti, ma soprattutto con questa penna potete appuntare sopra il testo, sottolineare con la penna. C'è una cosa che io adoro, perché io prendo, cioè è difficile che io legga un libro senza prendere appunti, per cui lo trovo veramente un miglioramento incredibile per me, per le mie abitudini di lettura. Inoltre ci sono alcune funzionalità che mi fanno semplicemente impazzire, tipo il collegamento con Pocket, in modo da poter leggere anche gli articoli che trovate online sul Kobo, il fatto che si possano ascoltare gli audiolibri, quindi che si possa connettere con le cuffie Bluetooth, tutta una serie di funzionalità che sinceramente mi sono piaciute molto, cioè veramente un step qualitativo. Poi, cibo del mese. Cibo del mese, cioè non è un cibo, è una bevanda, però drogata. Sono i tè di Jasmine Tea Lab Milano. È un negozio di tè a Porta Venezia, però potete acquistare anche online. Io ho fatto, a parte tutti i miei regali di Natale, lì, perché io trovo che i tè siano la cosa più buona in assoluto da regalare a qualcuno. Non perdono mai il loro valore, sono utili, sono un segno di affetto profondo. Potete scegliere l'intensità, potete scegliere gli aromi, cioè è tutto personalizzabile, quindi secondo me è il regalo perfetto per questo. Inoltre il tè è come a hug in cioè un abbraccio in tazza, quindi personalmente ho fatto tutti i miei regali di Natale con Jasmine. Ci tengo a dire che non è una collaborazione. In particolare adoro il loro Amalfi, ma perché io sono una grande amante del limone, naturalmente chiamandosi Amalfi potete immaginare quale sia l'aroma principale, e l'Earl Grey. Io grande fan dell'Earl Grey, questo è molto più intenso naturalmente rispetto a quelli del supermercato. Hanno anche delle tisane buonissime, tipo questa che si chiama Non è Nutella. Devo argomentare. Penso che il nome dica già tutto. A
proposito di regali di Natale, altra cosa che sinceramente io sono sempre felicissima di ricevere sono le candele. Torno a parlarvi di Ava e May, di cui vi ho già parlato abbondantemente sia su Instagram sia nello scorso video preferiti, questo brand di fragranze per la casa, perché mi sono scordata di citarvi la scorsa volta, oltre alle candele, anche gli spray per l'ambiente. Giuro che io sono diventata completamente dipendente da questo che si chiama Iceland, quindi Islanda. È una roba incredibile, cioè ogni volta accogliere qualcuno, ogni volta che qualcuno entra in casa mia ne approfitto per spruzzarlo, sa di fresco, buonissimo, cioè lo spruzzerei dappertutto. Sto vedendo adesso che anche quella dietro, una candela Ava e May, ma a casa mia ci sono candele sempre accese. Comunque io collaboro con Ava e May, come sapete se mi seguite su Instagram, e anche questo mese abbiamo un codice sconto che è il 50% su tutto ed è Ilenia50, trovate il codice e il link sotto nell'info box. Passiamo alla categoria beauty e vestiti. Inizio con i vestiti perché questa volta per la categoria beauty ho tante cose da farvi vedere, quindi iniziamo con quella più breve. Finalmente è arrivato il tempo di maglioni e io ho sfoggiato il mio maglione Cézanne che io ho comprato in realtà a settembre. Questa è enorme ed è una S, però vabbè, no, una M, scusate, ho sbagliato io. È una fantasia meravigliosa, tutto lanuginoso, caldissimo. Sembra la copertina della metà scomparsa, tra l'altro, ora che guardo bene. La qualità di Cézanne è meravigliosa, anche questi orecchini sono di Cézanne, è un brand che io amo. Fossi ricca, comprerei solo da loro. Invece no. Ho anche qualche vestito di fast fashion. In realtà questo me l'ha comprato mia madre, di un brand che io non conoscevo, si chiama Reserved. E vabbè, non approfondisco perché non ho idea di come sia questo brand. Immagino sia fast fashion, ma non lo so, sinceramente, devo essere onesta. Ed è questo vestitino super autunnale con balza finale, con questa fantasia a fiori. In realtà sono dei toni un po' caldi che forse non stanno benissimo con la mia carnagione, ma chi se ne frega. L'ho messa per una gita che ho fatto ad Urbino. Vi lascio qualche foto per farvi capire la vestibilità, ma è un semplicissimo chemisier, cioè i vestiti camiciati ha più senso, che io amo molto, infatti indosso praticamente solo quelli in questa stagione. Bene, passiamo al reparto beauty. Allora, innanzitutto volevo rendervi partecipi di una scoperta assurda che ho fatto, e anche qui non mi ricordo se ve ne avevo già parlato nello scorso preferito del mese, ma ripetita Juvant, un eyeliner incredibile, ed è quello di Astra, si chiama Subliminal. Vabbè, non lo metto a fuoco, ma l'ho preso su Notino, che è un sito da cui io compro i profumi di solito, però ho visto che ha anche il make up. L'ho preso perché costava tipo 3 euro, e costa ancora 3 euro, perché è un prezzo, cioè i trucchi di Astra sono molto economici, ed è super performante, cioè non ho, veramente non so cosa dire, ho trovato l'eyeliner della vita insieme all'Epic Ink di NYX. L'unico problema dell'Epic Ink di NYX è che si rompe la punta, come sapete se mi seguite. Questo invece sta durando, dopo un mese è ancora intatta, il che è un record, perché normalmente quello della NYX mi si rompe subito, per cui forse abbiamo trovato un degno sostituto. Altrimenti c'è anche quello di Sephora, da cui sono rimasta particolarmente soddisfatta. A proposito di NYX, ho usato le loro tinte labbra, che sono già note, nel senso è famosa proprio per NYX Lingerie, è proprio una linea di tinte labbra già famosa, però sono particolarmente felice perché sono tra le pochissime tinte labbra che non vanno via con la mascherina, senza però far diventare le labbra secchissime, senza seccare eccessivamente. Per esempio adesso ne ho una su che mi sembra sia questa, che è la numero, si chiama Expose Me 03. Mi piace tantissimo perché hanno delle colorazioni che poi sulle labbra rimangono molto naturali. Passando alla skincare, ho fatto una piacevolissima scoperta con Meraviglie di Rio Terra, che è una cooperativa, è un'azienda cooperativa che lavora con le detenute del carcere di Venezia. A parte l'intento nobile e ovviamente l'attenzione alla sostenibilità ambientale, è proprio un buonissimo prodotto. Appartiene a quei peeling che non sono particolarmente aggressivi, anzi, però ovviamente sono
comunque è uno scrub meccanico, cioè comunque ha dei granuli, per cui non so, non lo consiglio a tutte, magari vi dà fastidio e avete la pelle molto molto sensibile. In questo periodo ho diverse macchioline, diversi brufoletti perché ho mangiato malissimo, ho avuto la mascherina sempre su tutto il giorno, quindi insomma varie cose che si sono accumulate, per cui sto cercando di tornare ad una routine che mi calmi tutti questi sfoghi, a cominciare appunto dal micro peeling con acido glicolico, e ve lo giuro, questo è buonissimo. Io normalmente uso quello della Origins, quello arancione con all'albicocca con i microgranuli anche lì, ma devo dire che forse questo lo preferisco di un cicinin perché appunto è un po' più idratante, cioè lascia la pelle un po' più idratata. A proposito di Origins, sto praticamente amando tutta la mia pelle, soprattutto sta bevendo tutta la linea Ginseng, di cui ho crema per il giorno, crema contorno occhi e siero. Io le reputo veramente forse la crema idratante in assoluto per eccellenza, ve ne ho già parlato tante volte perché io difficilmente cambio prodotto se sono soddisfatta. Io questa crema ce l'ho da 3 anni, continuo a comprarla e ricomprarla, è decisamente la crema che la mia pelle tollera meglio, soprattutto d'inverno, l'assorbe subito, non crea pellicole, è perfetta. A proposito di effetto lenitivo che sto cercando appunto perché mi sono venuti un po' di sfoghi, non posso che consigliarvi 2 maschere per il viso che in realtà già conoscete perché ve l'ho già fatte vedere tante volte. Una è Period di Face, che è un brand che trovate su Plentiness, che è un sito da cui io compro gli smalti di Licia Florio e poi ogni tanto qualche prodotto un po' più di nicchia, diciamo. C'è il tè verde che calma un pochino l'infiammazione ed è estremamente idratante, infatti credo che sia all'acido ialuronico, esatto. Io la metto su tutta la notte, cioè è una pellicola trasparente, quindi non è neanche, diciamo, non fa quell'effetto mostro, ma è trasparente come una crema quasi in gel. Ok, ve la spalmate, non è per niente invasiva, non è per niente scomoda, si assorbe super rapidamente e poi se la lasciate tutta la notte fa questo effetto anche, no, di crema idratante, quindi è fantastica e ha anche un effetto purificante, tant'è vero che si chiama Period proprio perché di solito si mette durante quegli sfoghetti ormonali dovuti appunto al ciclo. Altra grande soddisfazione è questa alla calendula di Kiehl's, che è un mio grande cavallo di battaglia. Anche qui ritorna il fatto che se io trovo un prodotto che mi piace difficilmente lo cambio. Allora, io in realtà amo tutta la linea alla calendula di Kiehl's. Il tonico ai petali di calendula è fantastico se avete rossori, se avete una pelle che tende ad irritarsi o sfoghi ogni tanto come me quando è sovraccarico e molto stressata, oppure con il freddo, cosa tipica per me perché ho la pelle abbastanza secca qui, questa tutta la linea, la calendula è efficace contro appunto questo tipo di arrossamenti. Passando ai capelli e concludendo, direi in realtà sono molto felice dei miei capelli in questo periodo, cioè li vedo molto sani, molto lucidi, cioè ho trovato proprio una routine capelli fantastica con i prodotti di Pomelo. Infatti io ritengo che la svolta siano i trattamenti pre-shampoo, cioè tutto quello che fate prima dello shampoo, oltre ad essere più comodo in generale perché non dovete aspettare sotto la doccia che faccia effetto lo shampoo, il balsamo, li potete utilizzare mentre fate altro, però in generale sono proprio più efficaci secondo me, a parte che io li tengo naturalmente di più perché li tengo 20-30 minuti e sono gli impacchi di Pomelo di cui vi parlo spesso su Instagram, ma poi lo vedo quanto sia più efficace rispetto al prodotto che lasciate 3 minuti e poi lo risciacquate. Però devo dire che nonostante io ritenga molto più efficaci tutti i trattamenti pre-shampoo, c'è un prodotto che uso quando sono molto di fretta, quindi quando non ho tempo e devo per forza fare tutto sotto la doccia, quindi non ho tempo di lasciare in posa nulla. Ecco, questa è una maschera di Garnier. Ho provato sia questa alla papaya sia quella alla banana e sono dei prodotti super ogni tanto, da utilizzare ogni tanto quando appunto avete bisogno di un trattamento veloce, districante, efficace, e questo è perfetto. Ma la cosa
fenomenale di questo prodotto è che potete utilizzarlo anche sui capelli asciutti. Ovviamente ne dovete utilizzare poco, però è un trattamento che potete utilizzare sia come maschera sia come balsamo. Io lo uso soprattutto come balsamo perché, ripeto, lo uso quando non ho tempo, sia come trattamento senza risciacquo, quindi come crema, in sostanza crema per le puntine che sono la parte più fragile comunque del capello. Ed è, a parte avere un odore incredibile, che per me è la motivazione principale per cui utilizzare i prodotti per capelli, cioè se hanno un cattivo odore per me sono già bocciati, anche perché normalmente ti rimane l'odore delle cose che usi sui capelli, quindi per carità. Poi è veramente un prodotto valido, secondo me questa è una cosa che dovete utilizzare express, diciamo. Bene ragazzi, oggi vi ho tediato abbastanza, trovate qui sotto tutti i prodotti che ho citato, i miei link di affiliazione e la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal. Trovate anche i miei social se volete seguirmi in altre meravigliose lande di internet, e basta, trovate anche i miei link di affiliazione se volete comprare qualcosa che ho consigliato, io ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto. Detto questo, è veramente tutto, come sempre un bacione a voi, la vostra mamma, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.